I poemi cavallereschi oggi sono poco letti, quindi sono in disgrazia. È rimasto forse l'Ariosto, un nome grandissimo secondo me, uno dei più grandi autori mondiali tuttora. È rimasto un nome tra l'altro che a scuola sì, viene toccato, ma raramente lo si legge, proprio perché forse comporta meno valori morali di quanto non comporti la Divina Commedia o i Promessi Sposi, per fare un esempio. È un poema tutto scherzoso che fa anche sorridere continuamente e che prende in giro, appunto prende in giro leggermente, molto sottilmente, la serietà della cavalleria errante e poi la serietà di questa grande guerra che è stata la difesa del cristianesimo contro l'invasione saracena, ci scherza sopra, un po' come a me viene sempre da paragonarlo agli spaghetti western, che prendono il tema del western, il film western, che sarebbe l'espansione a ovest della civiltà occidentale, quindi con gli indiani cattivi, c'è uno stereotipo del western, molto John Wayne, il rappresentante della civiltà che va avanti, e quando i western arrivano in Italia diventano gli spaghetti western, cioè una forma manierata di leggero gioco con il genere e con tutti gli stereotipi del genere, fino ad arrivare poi anche agli spaghetti western buffi con Terence Hill, eccetera. L'Ariosto fa un po' l'Ariosto porta a compimento un processo di questo tipo, cioè di scherzo con una materia seria che era già stato avviato. Parlando del grande capolavoro di Ariosto, uno dei poeti più importanti della nostra civiltà letteraria e uno degli autori che meglio rappresenta la stagione del Rinascimento europeo, potremmo fare dei confronti con le strategie narrative dei serials televisivi, delle telenovelas, delle soap opera. Perché anche nell'Orlando Furioso abbiamo un numero di personaggi abbastanza ridotto, e comunque quelli principali sono pochi, e abbiamo l'intrecciarsi continuo di situazioni narrative che hanno da una parte a che fare con il tema dell'amore, gli inseguimenti di Angelica, le inutili aspirazioni all'accoppiamento con lei, con le conseguenze anche tragiche che l'amore può comportare, proprio come nelle telenovelas, fino alla follia di Orlando, fino al rischio della morte. E d'altra parte abbiamo i temi, per così dire, pubblici, che sono i conflitti delle armi, che sono i grandi scenari degli svolgimenti militari, che ai margini dei quali si svolgono le scene amorose. Anche nell'Orlando Furioso, cioè, agisce un meccanismo narrativo basato sulla ripetizione di situazioni fondamentali e sull'intreccio libero, variato, continuamente rinnovato di possibilità di abbinamento, ripetizione e variazione. Anche l'Orlando Furioso ha avuto infatti, a partire da queste ragioni, un grande successo nei secoli, al suo tempo e nei secoli. Naturalmente non esistevano nel Cinquecento e non sono esistite per molti secoli le telenovelas, e l'Orlando Furioso in qualche misura possiamo dire che svolgeva presso il pubblico dei lettori, presso il pubblico dei lettori colti, una funzione simile.